Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Make Your Kingdom e credo che questo sia uno dei menu più ingannevoli che io abbia mai visto nella mia vita. Il gioco merita quello che costa, 12 euro scontato 10 per il lancio? Beh, inizio subito a dirvi sì, assolutamente, li vale tutti. Ma adesso vi faccio vedere qualcosina di questo gioco. Siamo alla versione 1.0.3. L'ho giocato prima dell'uscita su Steam, adesso vabbè è uscito, magari molti di voi lo avranno già adocchiato. Vi faccio vedere due parti: la parte iniziale dove possiamo iniziare il prologo prima di iniziare una spedizione, e il prologo ci spiegherà come funziona il gioco. Ovviamente seguiremo che è il tutorial, ma il fulcro di questo video è il mostrarvi in che cosa consiste il gioco, quali sono le sue peculiarità. In sintesi, il mondo viveva in pace con il re, con tutto. Alla fine è arrivata una nebbia viola, ha spazzato via tutto, ha ucciso tutti e la gente è dovuta scappare. Quello che si fa ora, vabbè, a parte il tutorial iniziale, vi voglio spiegare, prima di passare poi alla partita più avanzata, è mostrarvi la peculiarità del titolo, che è premendo il tasto B. Adesso vabbè, intanto iniziamo a mettere il punto di inizio del villaggio, dove abbiamo un punto di uscita, insomma, e dove atterrerà. Questa grafica così in voxel già cambia rispetto a quello che era quel rudimentale menu iniziale di gioco, e nel gioco dovremo sviluppare appunto il nostro regno con le persone, e quello che può trarre in inganno è appunto il tutorial. Allora, in sintesi, noi possiamo, premendo il tasto B, andare a prendere noi manualmente il controllo del nostro personaggio, che si discosta dai personaggi che abbiamo normalmente in partita. Si può parlare alle persone, si può prendere la roba, passarla ad altra gente, prendere la roba che stanno trasportando. In sintesi, una volta che abbiamo trasportato tutti i materiali, in questo caso vedete abbiamo già preso tutto con la Q mollo, una volta che avremo depositato tutte le parti richieste per costruire, perché vedete possiamo mettere noi stessi mano alle costruzioni, tenendo premuto il tasto E aiuteremo i vari personaggi a costruire l'edificio. Ma questa non è una parte importante del titolo, perché la maggior parte del tempo la trascorreremo nella modalità così gestionale. In pratica dobbiamo costruire vari edifici. La cosa ingannevole del tutorial è praticamente tutto ingannevole. Perché? Perché il tutorial ce la mette facile e ci dà l'idea che il gioco sia praticamente finito così. Nel senso che qua avete questa zona che è, diciamo, il town hall, il municipio, dove ogni tot arriva un dirigibile e ci porta dei nuovi villici. Intanto vedete che loro stanno andando, stanno prendendo le merci, le portano, quelle che abbiamo qui all'inizio, e le portano e costruiscono l'edificio. Poi ovviamente premendo B possiamo andare a dare una mano. Premendo anche il tasto 1 o 2 si può andare a equipaggiare l'arco, si può andare a equipaggiare la spada. Questo ci fa pensare anche a un'ottima componente di combat. Vedete, intanto il nostro personaggio resta qui ed è discostato dai personaggi che abbiamo. Intanto loro stanno costruendo. Arriveranno ogni tot tempo dei personaggi nuovi, dei villici nuovi, andranno ad aumentare sempre. Quello che cambia in partita, perché questo è il prologo, è che i cittadini li pagheremo spendendo soldi, quindi sarà molto facile anche morire. E per questo desidero ringraziare anche Ibu90, che lo sta provando insieme a me ed è andato più avanti, diciamo, nel testarlo. Insomma, lo sta spolpando un po' più di me, per quanto io ci abbia giocato parecchio pure io. Allora, il prologo in che cosa consiste? Consiste nel portare tutti questi villici lontano da qui. Quindi procediamo col tutorial, che se procedete a velocità normale magari vi dura una ventina di minuti, a velocità lenta come ho fatto io una quarantina di minuti, e praticamente create un dirigibile e andate via. Fine. Questo è in sintesi quello che fate. Ora dobbiamo andare con questo tasto qui, selezionare tutti gli alberi che vogliamo abbattere. In questo caso verranno puntinati in rosso, e la segheria, a cui potremo aumentare il numero di villici, andrà, taglierà la legna e inizierà la produzione di assi, e ne produrrà un tot. Queste assi serviranno insieme alla pietra alla costruzione di
edifici. In questo caso costruiamo anche la miniera. La miniera, vedete, la possiamo piazzare solo in alcuni punti. Io la piazzo qui e poi il gioco mi fa mettere già la strada, la metto in modo molto agevole. E ora si inizierà ad andare, adesso costruisco, aumento la velocità, ovviamente potrei anch'io andare a dare una mano prendendo le assi fuori da dalla segheria e portarle direttamente di là. Posso farlo anch'io se voglio mettere fretta ai miei villici, insomma, vedete, l'abbiamo fatto, manca ancora qualcosina, no? Posso aiutare la costruzione appena arriva qualcuno, ok? La sto costruendo, vedete, sto dando una mano io adesso, sto costruendo, mi è venuto ad aiutare questo simpatico con col cappellino da costruttore. Il gioco è ricco di particolari, anche solo le luci quando la miniera inizia a funzionare, e la miniera inizia, vedete, a produrre della pietra. Adesso, vedete, produce pietra, in questo caso posso aumentare anche qui i villici a 2 e quindi iniziamo. Ora la parte più importante, le case. Le case hanno una bellissima peculiarità, cioè ci danno 4 di rifugio per 4 persone, quindi adesso abbiamo 12 persone ma solo posto per 4. Dopo un tot possono essere aggiornate, quindi spendendo della pietra e del legname possiamo portarle a livello 2. A livello 2 non ospitano più 4 persone ma diventa da 8, quindi ci dobbiamo amministrare questo. E poi c'è anche la componente cibo, perché dovremo andare a coltivare. La cosa interessante è che il tutorial non vi dà proprio l'idea, è che dopo aver fatto la casa si sbloccherà anche in partita vera la casa dell'architetto. Ci sono tante case di elementi di ruoli specifici, come il carbonaio che trasforma il legname in carbone. Il carbone è molto utile perché, come vedete qua in alto, le stagioni passano e viene l'inverno, quindi c'è il freddo, la necessità di riscaldarsi, quindi il carbone diventa una risorsa fondamentale. Questa gente qui mi viene segnalato che non hanno una casa, quindi va bene. Io posso poi andare a costruire, intanto qua stanno tagliando legna. Stanno anzi producendo, in realtà ho già impegnato troppa gente in giro, quindi vedete che adesso qua stanno, la legna l'hanno già depositata tutta, quindi stanno portando la pietra. E come dicevo, la casa dell'architetto è molto importante perché l'architetto si occuperà delle strade, ma soprattutto quando gli edifici perderanno questo elemento qui che è la forza, se l'architetto non sarà posizionato in luoghi diciamo logisticamente validi, cioè se fate case qui e case qua, l'architetto che abita qui ripara queste case, non ce la fa anche a riparare quelle. Risultato, la casa crolla e la gente resta senza. E soprattutto, anche a quanto mi ha certificato IB90, la morte dei personaggi dei villici è dietro l'angolo, cioè non è propriamente facile come titolo. Poi ovviamente adesso abbiamo accelerato il tempo, vedete la casa, molto bello il modo in cui si costruisce. Ok, in questo caso abbiamo la necessità di costruire un pozzo. Quindi il pozzo, adesso non mi ricordo dove si fa, qua, ok, e si va a costruire, lo mettiamo qua sulla strada. Quindi in questo caso vedete che va, si mette e loro iniziano la costruzione del pozzo. In questo caso servirebbero almeno un'altra casa, perché la gente non è felice e gli serve una altre 4 slot aggiuntivi. Intanto vedete qua che c'è questa barra che si carica, quando arriva alla fine la gente arriva, ma come vi ho detto non è finita, nel senso che il gioco vero, qua costruiamo un dirigibile e mandiamo la gente via, e quello avvia la partita vera, la vera spedizione. Ma è ingannevole il tutorial, perché ci spiega le meccaniche di gioco ma non ci spiega niente della vera difficoltà del gioco, e quella è veramente palpabile. Ora abbiamo gli obiettivi, dobbiamo costruire 2 case, quindi mettiamo in costruzione un'altra casa qua. Diamo un'occhiata anche, vedete, potete ruotare in base alla, ok, diamo un'occhiata anche qua, vedete, potete, bacche rosse, possiamo andare a selezionare dove andare a raccogliere le bacche, e quindi i personaggi, quando avranno fame, andranno a raccogliere le bacche rosse. E possiamo anche fare appunto la segheria, che abbiamo fatto, la casa del boscaiolo che ripianta gli alberi, come vi dicevo la casa dell'architetto che piazziamo qui, è casa bella grande, e qua ci lavorerà un architetto. Intanto è arrivato il dirigibile che scarica altre persone, quindi adesso le persone sono 20, quindi noi abbiamo dato casa solo a 12,
tre case, due case più altre quattro, quindi sono 12, quindi serviranno altre case ovviamente per fare felice la gente. Intanto abbiamo costruito il pozzo, stanno costruendo anche la casa dell'architetto, l'architetto è uno, e a questo punto bisogna fare anche il mercato. L'architetto tiene d'occhio gli edifici ed evita, il crollo, insomma. Il mercato lo piazziamo qui, e il mercato è essenziale, possono ottenere tutto ciò che hanno bisogno per soddisfare i loro bisogni, insomma. Abbiamo anche decorazioni, abbiamo difese che non ci sono ancora qui in partita. Quindi una volta che poi andiamo a costruire questo, potremo andare a fare anche la fattoria. Adesso io sto velocizzando per farvi vedere, poi vi farò vedere, sto rifacendo più o meno quello che avevo fatto anche in partita più avanzata. Ora dobbiamo fare la fattoria la piazzo qua lontana in modo da poterci fare dei bei campi vicino, quindi piazzo la strada magari qui, così che la strada la piazzo lì e poi magari gli faccio un'aggiunta e metto la strada di qua in modo da velocizzare anche gli spostamenti. Una volta che la fattoria sarà pronta, potremo andare a mettere singolarmente i campi. Qua vedete, potete cliccare e favorire la consegna di determinati materiali. Dobbiamo mettere due lavoratori al grano, alla fattoria. Quindi alla fattoria ce ne mettiamo due e vedete, loro iniziano a produrre. In questo caso si va qui, si va a fare il campo di grano e ne facciamo 12, come ci dice il gioco. Quindi in questo caso clicco qui, 3, 9 e 12, e qua iniziano a coltivare. Dobbiamo fare il pane, dobbiamo lavorare il pane, quindi il grano, quindi facciamo un mulino. Il mulino è bellissimo da vedere, come vi dicevo il gioco è ricco di dettagli. Poi se andiamo a passeggiare vediamo che dentro c'è gente che scava, c'è proprio il rumore delle picconate, il vapore che esce. Tra l'altro l'architetto va anche ogni sera, guardate che belli effetti di luce, ogni sera l'architetto va e accende le torce per le strade, quindi è un'altra peculiarità anche questa. Qua abbiamo la fattoria, poi possiamo metterci all'interno e vedere, e qua invece c'è la coltivazione. Qua possiamo passeggiare insieme agli altri e vedere la produzione di rocce varie. Di pezzi di tronchi, scusate. Dobbiamo costruire il mulino e ospitare 24 persone, quindi in questo caso vedete, poi tra un po' quando avremo il cibo a livello più alto e il carbone potremo pensare, in caso, adesso vedete faccio la casa del carbonaio, il carbonaio poi produrrà anche lui il carbone, e appena avremo il mulino pronto avremo aumentato la qualità di vita dei villici e quindi potremo andare a, con l'acqua, con il grano, aumentare il livello di vita delle persone e quindi produrre il pane. Infatti adesso l'obiettivo era fare la casa del carbonaio, l'ho fatta, e dobbiamo rendere prioritaria la produzione di grano, acqua e pane. Quindi vedete qua, vedete il grano, la metto al primo posto, acqua e pane. Quindi le metto in priorità, possiamo anche scegliere il numero di persone che lavorano appunto a questa merce, e quindi andare a, con pochi clic, a regolare la priorità. Qua abbiamo un cantiere, l'avio rimessa, dove qua si andrà poi a produrre, credo sia quello, costruire il dirigibile che verrà usato per poi andare via. Ma ora vi carico la mia partita, dove ho già costruito praticamente tutto e stiamo finendo il tutorial. Come vi ho detto, tenete sempre a mente questa cosa, la partita vera è un'altra cosa. Poi io vi dico, sarà da vedere come il gioco lo porteranno avanti, perché c'è anche la possibilità che si incendi tutto, che crollino gli edifici, insomma, quindi è complesso il gioco, cioè inganna abbastanza. Adesso qua mi fa rifare questa roba qui, ma in realtà ecco qua il villaggio praticamente simile a quello che ho fatto ma che volge al termine. Ora cliccando qui gli diamo la priorità di costruire il dirigibile e inizieranno a produrre il dirigibile. La cosa interessante, come potete vedere, queste due case sono più grosse perché io le ho aggiornate, spendendo in questo caso qui
possiamo aggiornare anche questa casa spendendo 4 di pietra e 8 di legname e diventano grandi così. In questo caso abbiamo 8 persone, 28 scusate, e 28 posti. E tra poco ne arriva altra ancora, arriverà un altro dirigibile che sta arrivando adesso e ce ne porterà altre 4 credo, quindi se non di più. Mentre nella partita reale pagate, spendete soldi e prendete i villici, quindi li potete far arrivare quando volete voi, insomma. Però mentre nel tutorial appunto non si fa uso dell'oro, qua sì. Qua adesso diamo la priorità, vedete che il dirigibile inizia a prendere forma, gli do priorità di produrre materiali, quindi qua in miniera ci stiamo già lavorando in tre, stanno producendo i materiali, io sono qui, potrei andare a dare una mano anch'io a prendermi del metallo appena lo producono. Guardate che bello il mulino, la grafica a me piace molto. Devo fare attenzione quando dico mi piace molto, perché poi magari ci sono i soliti che dicono ma ti piace tutto, il gioco è fatto bene. Poi sulla ripetitività, quello sarà da analizzare, sarà da valutare, ma il gioco io lo reputo, per quanto promette dal menu e tutto il resto, a parte il menu, è sorprendente, davvero sorprendente. Il dirigibile è pronto, potrei andare là a dare il via al... Intanto vedete che qua portano grano come se non ci fossero domani. Andiamo a finalizzare la produzione, no, l'avvio rimessa, no, mancano 2 di metallo ancora, quindi non posso ancora. Accelero il tempo, perché ovviamente mi torna normale nel momento in cui vado in prima persona. Aspettiamo che mi producano altri 2. Mannaggia, qua c'è un problema di fondo, che manca la strada, quindi si fanno il giro lungo, quindi metto la strada lì. Perché anche qui andare a vedere, vedete, la forza non scende. E abbiamo soddisfatto il pane, le bacche, l'acqua e il carbone, quindi la casa è aggiornabile. Poi non credo sia aggiornabile oltre in questo momento, però qua siamo quasi praticamente pronti, ci mancano sempre due minerali che spero producano presto. Potrei mettere la priorità, beh l'ho già messa, però la priorità c'è già alle pietre, quindi vediamo un attimo adesso quando finiranno di produrre il... se è buggato qualcosa, quando finiranno di produrre, infatti dice posizionatelo all'inizio quando vi serve qualcosa. Intanto è arrivata altra gente ancora, siamo in 36, potrei aumentare ancora forse il livello di... no, la gente che lavora lì no. In realtà quando non va più avanti è perché c'è qualcosa che non va, nel senso che magari avete il legname che non riescono più ad abbattere perché non ce n'è più, quindi dovete andare a prendere un'altra parte, un'altra zona dove tagliare gli alberi. In questo caso intanto vedete che è diventato autunno perché gli alberi hanno preso i colori autunnali. No, in realtà no. In realtà no, ma in sintesi adesso spero glielo portino presto il materiale, che qua non producono e onestamente non so perché. No, ho dato da migliorare l'edificio ma non voglio che lo migliorino. Gli do la priorità a questo, ma in realtà una volta che poi produrranno il metallo, tanto qua vedete anche il mercato, e andando avanti ho messo anche la casa del boscaiolo dove c'è una persona che ci lavora, posso mettercene 2 e vanno a ripiantare. Non vorrei fosse finita la miniera, ma non credo, provo a togliere magari i cittadini e rimetterceli, però non dovrebbe essere un gran problema. Non sono proprio felicissimi perché servono più case, quindi dovrei andare a costruire un'altra casa ancora, metterla magari qui. Vedete che intanto qua sono comunque operativi, per quanto qua non stanno, adesso gli ho ridato la priorità di portare il materiale lì, e niente, continuano ad arrivare, immigrano sempre di più da noi e va bene. Allora, in sintesi, quando costruiamo il dirigibile, lui ci fa scegliere, possiamo portare fino a 30 persone, quindi a quel punto la partita finisce. E ci fa iniziare, vedete il menu è proprio un pugno nell'occhio rispetto agli altri, iniziare la spedizione dove possiamo scegliere il territorio,
e diciamo questa è una sorta di difficoltà col SID e iniziare in primavera. Quindi iniziamo, la partita inizia e ovviamente non avremo tutte le cose sbloccate, ma avremo man mano faremo le cose un po' come il tutorial, quindi quando fate la casa vi sblocca la casa dell'architetto e così via, e poi la segheria, il carbonaio, vi sblocca tutto. Quello che è mancanza mia qui, non so dirvi ancora se è già stato implementato o meno, perché sicuramente se non lo è lo verrà fatto, se ci sono effettivamente dei nemici da combattere, perché la presenza di una spada e di uno scudo all'interno del nostro personaggio da poter selezionare fanno capire che comunque sarà importante. Allora, intanto posizioniamo la zona iniziale qui, dove noi atterriamo per la prima volta e dobbiamo costruire il nostro insediamento. Abbiamo le quest che ci guidano, tanto velocizzo, scendono i nostri primi villici e sono 12, puoi lavorare insieme agli altri. E qua l'inizio è praticamente uguale, nel senso possiamo andare a prendere tutto e posizionare la costruzione della casa. Cosa molto veloce da fare. Ora posso iniziare a portare anche la pietra se volete. Ah, raccontami una storia. Prova a persuadere. No, questa è un'altra meccanica che non ho approfondito, quello della persuasione, ma probabilmente servirà quando il morale scende. Allora tu vai, paghi qualcuno per farlo lavorare lo stesso. No, ottima mentalità. Aiuto a costruire. No, manca ancora qualcosa, manca del legname. Sì, iniziano a costruire adesso, quindi gli do una mano anch'io. No, manca legna ancora? No, aiuto a costruire, butto il legname. E aiuto a costruire, se nessuno mi dà una mano però... No dai, stanno andando avanti pian piano. Ma non mi danno una mano, devono arrivare gli altri villici a... Ok, si sta andando avanti, ok, adesso sì. Do una mano anch'io, ma mollo la visuale così almeno costruiscono per i fatti loro. Eccolo qua, e qua inizia la nostra avventura. Sulla difesa non abbiamo nulla, ma sicuramente ci sarà qualcosa di cattivo, insomma. Adesso la mappa l'ho fatta grande, quindi di cose ce ne sono. Chissà che cosa potrà mai saltare fuori da qui. Il gioco, se non ricordo male, non vorrei dire una cavolata, dovrebbe essere sviluppato da una sola persona. E tra l'altro anche molto molto gentile, molto molto affabile, l'ho trovato. Dobbiamo ospitare gli abitanti e qua ovviamente non ci dice ancora nulla riguardo al reclutamento, però abbiamo la possibilità di fare la segheria che piazziamo qua in fondo, ovviamente con l'entrata lì, e la strada che arriva qui, quindi poi andiamo magari a creare già una via per le eventuali altre case da fare. Intanto iniziano a trasportare e iniziamo già a dare inizio all'operazione asfalto che ride. Appena la costruiamo iniziamo a dare l'ordine di abbattere interamente questa foresta in modo da produrre di tutto e di più. Acceleriamo un pochino il tempo. Ovviamente questo è un gioco che si presta tantissimo per una live e potremmo anche pensare seriamente di approfondirlo una sera, se non la sera stessa magari che uscirà questo video, non lo so, vedremo la sera dopo, insomma sicuramente dopo che avete visto il video. E segheria, iniziamo a produrre assi, gli diamo il compito di tagliare tutto, ok, quindi date fondo alle vostre risorse. Possiamo costruire anche la miniera, rivediamo praticamente la stessa cosa, dobbiamo trovare un posto dove poterla costruire senza problemi. Vediamo un attimo se c'è, qua c'è dell'altro metallo ma non credo che si possa fare, credo si possa fare qui forse. Vediamo se me la demolisce facendola qui. Sì, no, me la lascia fare. Piazza la strada che arriva magari qui, fa il giro e va e si unisce all'altra, quindi abbiamo anche la miniera attiva, quindi qua vanno subito a costruirla e poi inizieremo a produrre. Qua gli mettiamo già due persone a lavorare. Poi ovviamente sì, le priorità andranno ad aumentare anche in proporzione alle cose che abbiamo. Comunque
ci servono laboratori, quindi anche qui dovremmo iniziare da due laboratori, tre, dai, gliene diamo tre, e dobbiamo iniziare subito la produzione di case e poi di cibo, perché man mano andrà a sbloccarsi. Il magazzino, anche questo è interessante, non c'era prima, le difese non ci sono ancora. Posso dirgli di raccogliere le bacche, ma io onestamente le bacche non le ho viste, quindi faccio così, vediamo se c'è qualcosa. No, non dovrebbero esserci bacche. Comunque, vabbè, io inizio, mi porto avanti il prima possibile, cerco di costruire già delle case qui. Ne faccio una. Almeno per iniziare, penso una sia sufficiente. Facciamone due, ma dobbiamo essere veloci, perché poi qui, ok, arriva l'estate, però c'è il rischio di morire. Clicca per forzare il trasferimento, ok, quello me lo fa. Solo una costruzione, possiamo dargli la priorità massima. Col tempo accelerato dovremo costruirla in tempi brevi. Vedete che intanto lavorano da qui, lavorano da là, insomma portano materiale. Non so ancora il criterio per cui io posso mettere solo due lavoratori alla segheria e tre alla miniera, ma magari è una questione di quantità di risorse necessarie, no, ok, una quantità, dicevo, di lavoratori in base all'edificio, dovrebbe essere una cosa del genere. Intanto la prima casa l'abbiamo fatta e ci va a sbloccare anche altre cose dopo. Il magazzino non ci interessa ancora. Dice di fare rifornisci d'acqua, quindi a questo punto si risblocca il pozzo. Stiamo rifacendo fondamentalmente quello che abbiamo fatto prima, anzi, tra l'altro c'è anche un edificio in più che è la stazione commerciale, dove arrivano dei dirigibili commerciali, possiamo vendere un tipo di risorse, acquistare tre tipi di risorse. Interessante, ma la cosa più importante è il pozzo che mettiamo qua a bordo strada. Ok, non ci dà ancora nulla sull'arrivo di nuovi villici. Si pagherà andando avanti. Abbiamo sempre il nostro personaggio che è all'interno, il nostro sindaco che guarda il poveretto qui. Parlami della città. Non ti dispiacerebbe costruire una casa? Eh sì, c'hai ragione anche tu. Miniera infestata dai fantasmi, prova a persuadere. Non puoi comprare la produttività con le monete, l'unica cosa che riceverai è un grazie. Ci vediamo. Gli ho dato comunque i soldi glieli ho dati, ma comunque graficamente è carino, le luci così, il villaggio proprio dà proprio l'idea di non so, villaggio indie, insomma. Non intanto qua, perché c'è questo? Costruisci il mercato, ok, sì, quello certo, l'abbiamo visto, dobbiamo costruire il mercato, quindi ci dice dove metterlo, lo mettiamo qui, con la doppia entrata, la doppia strada, e così abbiamo fatto tutto, e pian piano va a sbloccarsi tutto, quindi una volta col mercato potremo fare anche il centro, diciamo, la fattoria, scusate, e poi andremo avanti. Sicuramente dovremo difenderci da qualcuno. Il gioco è tremendamente figo dal mio punto di vista. Su Steam non viene segnato come Early Access, quindi onestamente non so dirvi se effettivamente sia un Early Access o meno, anche se forse dal menu lascia comunque intendere che verrà portato avanti, perché la versione 1.0.3, diciamo che lascia presagire che siamo già in una versione 1.0. Poi, se andate a vedere le immagini su Steam, la varietà comunque di ambientazioni, di edifici, è anche piuttosto ampia e piuttosto interessante. Il fatto di poter motivare, dovrebbero esserci gli orchi, tra l'altro, poi adesso non sono ancora comparsi, però sarà senz'altro interessante approfondirlo magari in live. E ovviamente, per i più maliziosi, questo gioco è in italiano e devo dire anche tradotto piuttosto bene. Ragazzi, questo era Make Your Kingdom, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!